Ricordate i fumetti Sturmtruppen di Bonnevie, l'arma finale del dottor Goebbels? E questa sarebbe l'arma finale del dottor Goebbels? Ma non fatemi ridere! È una semplice scatola in che... Infermieri! Desidero analizzare con voi alcune cose. La Gran Bretagna, il 2 novembre 1936, inaugura la prima trasmissione televisiva quotidiana della BBC, che copre solo la capitale e gli immediati dintorni. Due ore, una al pomeriggio e una la sera. Ma il 1 settembre 1939 scoppia la guerra e una telefonata dal quartier generale della BBC all'Alexandra Palace ordina di spegnere tutto. La TV britannica si riaccenderà solo il 7 giugno 1946. Ma nel frattempo come si poteva procedere con la programmazione delle popolazioni? Semplice. Nelle sale cinematografiche, prima dei film, e questo l'ho vissuto da piccolo anche qui in Italia negli anni 60, quando i televisori non erano ancora entrati in tutte le famiglie, si trasmettevano spot mirati per far migrare le persone dalle campagne alle città. Il video inglese sottotitolato che segue dal titolo Island People, gente dell'isola del 1941, vi fa capire bene, per quelli che hanno capito come funziona, come sono stati capaci di creare nella mente degli inglesi, in questo caso, nuovi impieghi e nuove opportunità per il popolo. Informo che sul secondo canale YouTube trovate un altro video sempre dal canale British Council dal titolo Il cuore dell'impero del 1935. Per i più intrepidi desidero farvi sapere che collaboro con gli amici su Telegram con Canal 104 Plus. Buona visione! Attenzione, reclamo per copyright da parte di YouTube. Il video non può essere visto in nessun posto del mondo. Ma come? Questo è il video originale e questo è di un altro canale? Ma non è bloccato? Come mai solo a me? Vabbè, siccome è così, usate il prezioso indice alfabetico e cercate la voce Gente dell'Isola 1941 e gustatevi il video di oggi, 23 ottobre 2023.